Animation Award, premio cinematografico delle Nazioni, giunto alla 13ª edizione, è stato ideato da Gianluigi Rondi, proprio questa sera è sempre in sua memoria. È un premio importantissimo, che appunto si vanta in tutto il mondo di essere uno fra i più importanti, ed è organizzato da Michele Curautolo di Eventi Tao, di Tiziana Rocca, che è anche il direttore artistico di Angst Day, che questa sera saranno premiati al Teatro Antico di Taormina, personaggi illustri e importanti. Siamo qui all'Hotel San Pietro in questo panorama suggestivo, bellissimo, coinvolgente, dove fra poco incontreremo questi personaggi e appunto poi successivamente ci sposteremo al Teatro Antico. Allora, grande sorpresa e attesa, e anche attesissima, diciamo, di Gina Lollobrigida, che da 50 anni non solcava più il teatro del palcoscenico di Taormina, che questa sera, emozionatissima, ritornerà. E poi avremo anche Ron Moss, il grande divo di Beautiful, la famosa soap opera che tutti conoscono, e che lui lo vedremo in veste di musicista e cantante. E poi Ciliegina sulla torta, il gran concerto di Piovani, che celebrerà l'allunaggio, che ormai sono trascorsi 50 anni, avvenuto il 20 luglio del 1969. Ma diciamo che all'interno di questo contenitore del premio c'è stato anche un importante convegno in questi giorni, perché il tema è quello del rispetto dell'ambiente, e quindi il tema green, e che appunto continuerà anche la serata con personaggi che saranno premiati anche su questo tema. Allora, non ci resta altro che darvi un saluto dall'Hotel San Pietro, e continueremo ancora con il nostro spettacolo a darvi notizie e chicche particolari. Attesissima Gina Lollobrigida. Con Tiziana Rocca, che è fra l'altro anche il direttore artistico di questo bellissimo evento cinematografico delle Nazioni, giunto alla 13ª edizione. Sì, grazie. 13ª edizione del Premio delle Nazioni dedicata a Gianluigi Rondi, un premio che quest'anno vedrà grandi interpreti come Gina Lollobrigida, Christopher Lambert, Daniele Pecci, Gianmarco Tognazzi, Remo Girone, Maria Fernanda Cando, Ellen Hiding, Alexandra Dino, Martina Stella, insomma tanti tanti ospiti saranno stasera al Teatro Antico, ma soprattutto la musica del maestro Piovani, premio Oscar per la musica colonna sonora della Vita è Bella per i 20 anni dall'Oscar. Quindi grazie di seguirci. Bellissimo convegno sul rispetto della salute e dell'ambiente. Assolutamente, perché ci dobbiamo mobilitare per l'ambiente, e quale migliore occasione all'interno di un premio delle Nazioni di parlare di ambiente. Quindi abbiamo voluto lanciare un messaggio proprio da Taormina per l'ambiente. Allora, l'Agnus Dei. L'anno scorso intanto era un tema, cioè noi ogni anno scegliamo un tema sociale importante. L'anno scorso abbiamo firmato la carta contro la violenza sulle donne, e quest'anno abbiamo firmato la carta per l'impatto ambientale. Quindi ogni anno il Premio delle Nazioni fa una mobilitazione e cerca di, diciamo, di attrarre l'attenzione dei media su un tema che è importante, che non possiamo far finta di non vedere. Sociale. Sociale. Ci ultimamente è stato impegnato nello spettacolo Il fu Mattia Pascal, quindi un interprete di Pirandello. Sì, come mi era capitato in passato tante altre volte, dopo tanti anni mi è stato chiesto di lavorare prima di tutto alla riduzione del romanzo, e per cui ho scritto il testo, e poi all'interpretazione di questo enorme personaggio pirandelliano, novecentesco io direi, che caratterizza il Novecento sicuramente italiano, ma forse anche di più. Ed è stata una dura sfida. È stato rappresentato dove? È stato rappresentato un po' in tutta Italia, dal nord a Siracusa, insomma, per cui l'abbiamo fatto un po' ovunque. È stata una bella tournée di questi tempi, abbiamo fatto una settantina di date, che non sono poche. Dove la vedremo adesso? Adesso in una piccola apparizione, perché dopo anni di rinunce sono tornato a fare un po' di TV, e forse tornerò a farla in una breve apparizione nel terzo capitolo dei Medici, della Lux. Poi per il resto è un po' presto ancora parlarne. Allora, lei ha questo sangue pirandelliano che corre dentro, no? Quindi ama Agrigento.
Amo molto Agrigento, ho recitato molto spesso ad Agrigento, amo molto Pirandello, amo la Sicilia, ho degli antenati piuttosto lontani ma siciliani e quindi lo sento un autore un po' mio, come sento un po' mia questa terra. Lei di dov'è? Di Roma. C'è sempre il sud il richiamo. Beh sì, Roma è una città del sud innegabilmente, con tutti i suoi pregi e i suoi difetti. Brigida ritorna dopo 50 anni a Taormina, circa, emozionata? Beh, sono contenta perché insomma è cresciuta la Sicilia, e i turisti, le persone sono veramente numerose, quindi la ritrovo con grande gioia. Siamo qui emozionatissimi con il grande divo di Beautiful, il nostro grande Ridge, nonché Ron Moss. Hello, I'm Ron Moss. I was Ridge for many years, now I'm Ron, and I'm very happy to be in Taormina. He is singing a very beautiful song tonight for Gina Lola Brigida, so we're very excited. Mio marito cantare per Gina Lola Brigida tonight. Sarà una bella canzone. Stasera lo omaggerà come musicista e cantante. Sì. What did she say? Yes. Io cantare tonight per Gina Lola Brigida, and I'm very honored. Piccola chicca? Ci può dare qualche piccola nota? Canzone, adesso little canzone. To do a little singing? No. Dopo. Yes. Dopo, ecco. Bene. E Bridge dove l'ha lasciata? Tu non sei gelosa, no? Bridge? Ask her. Are you geloso? No. No? Not geloso. No. Okay. No. No, perché non... No, no. No, not geloso. Lei non gelosa. Ma come attore dove sta lavorando? I'm an actore, producer. Musician, directore, regista, many things, many hats. Beautiful. Finito. Whole show morte. Bene. Mi dispiace. Io penso che le fans sono... Sì, certo, però... Io sono doing more creativity, molto creativity. Beautiful here, me creative. Diamo un saluto alle fans di Beautiful. Sì, in English I give blessings and love to all of the fans, all the people in Italy. I have molto, molto rispetto, and I'm very, 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 very happy. Gianmarco Tognazzi, anche lui stasera, qui fra i grandi big della serata, che ritirerà un premio dedicato al papà. Sì, infatti sono molto felice, sono a nome chiaramente non soltanto mio, ma di tutta la famiglia, e ringraziamo per questo ricordo, questo omaggio, questo riconoscimento in un posto dove papà ha fatto tante cose e ho dei bellissimi ricordi qui a Taormina proprio con Ugo. Lei nella sua vita adesso dove la vedremo? È lunga, in cantina. In cantina. Soprattutto in cantina. Soprattutto in cantina. Cosa le piace, teatro o cinema? Piace fare il vino. Ecco, lei cura i vini. Ci piace perché siamo un team.
Remo Girone, un nome un volto noto della televisione italiana, teatro, cinema, e quindi stasera qui. Sì, sì, mi danno un premio. Allora, come adesso diciamo cosa sta, su che cosa sta lavorando attualmente? Ma ho fatto questo film, sono in questo film Che cosa ci dice il cervello, il film di Riccardo Milani con Paola Cortellesi, che è uscito da poco. E poi c'è un film americano che uscirà verso il 15 di novembre con Matt Damon e Christian Bale, che si chiama Ford versus Ferrari, da loro, da noi si chiamerà Le Mans 66, dove io faccio il ruolo di Enzo Ferrari. Bellissimo, questo è importante, un personaggio che sicuramente a lei starà tanto a cuore, sta a cuore a tutti gli italiani. Sì, certo, certo. Il teatro come, dove la vedremo? Ma in questo momento non faccio teatro, però stasera leggo una cosa al teatro di Taormina. Un albanese, io e Vittorio insieme, che si chiamerà Ritratto incompiuto di Clara Bellini, e dovrebbe uscire in Italia presto anche. E quindi avremo tante ancora cose. Non è uscito né in Albania né in Italia, ma esce presto. Non poteva mancare qui l'organizzatore di questo evento così bello e importante, Michele Curatolo. Quanto tempo ha impiegato? Ma questo è un evento che ha bisogno almeno di 9 mesi di comparto. Di organizzazione, no scherzo, è un po' di tempo sì, perché effettivamente è molto complesso, molti ospiti, però per una grande finalità, l'ambiente, abbiamo creato questo connubio forte con un ottimo risultato. Come vediamo veramente magico. Allora, e fra poco arriverà Piovani? Sì, arriverà il maestro, ci sarà il concerto, sarà una bellissima serata all'insegna del divertimento, della cultura. Piovani è uno dei più grandi compositori viventi. Io penso che avremo una grandissima resa di questa serata. Credo che come partner hanno partecipato anche Sinergia con la Regione Siciliana. Sì, assolutamente. La Regione Siciliana è stata il nostro partner con soprattutto l'assessorato dei beni culturali, i parchi, il Parco di Agrigento, il Parco di Naxos, anche l'assessorato all'agricoltura, l'assemblea regionale, insomma una buona partecipazione in quota parte che ci ha dato la possibilità di organizzare questo grande evento. La bellissima cornice, abbiamo anche la senatrice Papateo che credo ha accolto con tanta benevolenza questo evento. Confermo, sono stata sicuramente anche protagonista di questo evento perché abbiamo collaborato grazie alla generosità di Tiziana Rocca e di Michel Curatolo a dare risalto all'ambiente, che è il tema di cui io mi occupo come componente della Commissione Ambiente al Senato. Bene, e allora so che è un elemento importante quest'anno, no? L'ambiente, sanare l'ambiente. Sì, ormai le associazioni che rappresentano un po' il grido dei cittadini, della popolazione, desiderano tutti che il legislatore, ognuno col proprio ruolo e la società, svolga un'azione a favore dell'ambiente, perché è diventata un'emergenza umanitaria. C'è qualche legge che state lavorando per far sì che si possa ottimizzare tutto questo lavoro? Sì, attualmente stiamo lavorando su un DDL che si chiama consumo del suolo, che è proprio per evitare questa ferocia dell'uomo che voglia costruire cementificando e distruggendo sempre di più il terreno, che poi porta al dissesto idrologico. C'è con noi anche il vice sindaco di Taormina, il dottore Scibilia, anche lei questa sera partecipa e non può mancare. Questo evento è anche importantissimo, Taormina sta scoppiando, è felice. Taormina è il centro della cultura, dove c'è cultura c'è Taormina, questo premio internazionale del film. Abbiamo una grande amica che è sempre qui a Taormina. Taormina è sempre qua, sempre bella, sempre aperta a tutti gli amici. Stanno contenti perché credo che anche l'indotto economico stia andando abbastanza bene. Sì, non ci possiamo lamentare, però mai dire mai. Bisogna sempre migliorarsi, sempre alla grande. Come dicevo ieri sera, già a Taormina c'è la nuova rete 5G, quindi siamo avanti con il progresso e che ben venga. Maria Fernanda Candido, protagonista nel film Il traditore di Bellocchio. Una bellissima esperienza? Sì, una bellissima esperienza per me,
Sono stato molto onorata di partecipare di questo film importante e anche una grande responsabilità per me di raccontare questa storia vera, e che è importante per la Sicilia, per l'Italia, quindi una grande responsabilità che mi ha fatto molto felice. Bene, adesso dove la vedremo? Adesso voglio tornare a un altro film che è una coproduzione brasiliana, francese e portoghese, e dopo devo cominciare a lavorare a settembre. E in questo bellissimo parterre di tanti attori del mondo della fantasia, dei sogni, bellissimo, con questo mare meraviglioso abbiamo anche un'attrice bellissima, Alexandre Dino, che lei ha fatto ultimamente un film in America. Sì, ho vissuto in America per un paio di anni, tipo 4, e ho fatto delle belle esperienze lì di lavoro, ho girato alcuni film, tra cui anche questo che insomma forse vedete un po' stasera, per cui mi daranno il premio. Il film come si chiama? Il film si chiama 211, sarebbe Rapina in corso. E tu che parte hai? Io faccio la parte di una detective ed è un film d'azione, qualcosa di molto diverso rispetto a quello che ero abituata a fare in Italia come parti, e quindi è stata una bella provocazione. In Italia invece cos'è che tu hai fatto? In Italia ho fatto tante cose, specialmente televisione, tipo TV movie, serie TV, quindi erano personaggi più romantici, più storie d'amore, queste cose, insomma, le storie all'italiana che a me piacciono molto e che devo dire che il mio cuore preferisce, si è legato all'Italia e preferisce raccontare questo tipo di storie, sentimenti. Invece tra le regie, attori, ecco, diciamo cinema, che differenza c'è tra quello americano, anche commercialmente, tra il cinema italiano e quello americano? Ma sai, credo l'unica differenza sono che loro hanno i budget più alti di quelli che abbiamo noi, però devo dire che io ho lavorato qui con persone bravissime, di grande talento, che non hanno nulla da invidiare agli americani con cui ho lavorato, ma davvero lo dico con la mano sul cuore. Poi anche le storie che noi raccontiamo, secondo me, sono più profonde, più belle. Tu arrivi dalla Romania? Sì, sono nata in Romania, ho vissuto per tanti anni anche in Italia, e poi ho fatto anche questa esperienza negli Stati Uniti, diciamo, per apprezzare ancora di più quello che avevo lasciato indietro. Dove ti vedremo ultimamente? Ultimamente, diciamo, ho girato altri film in America che possono essere visti anche qua, come Final Score, un altro film d'azione, Bullet Head, un altro di azione ancora. E prossimamente spero di avere un nuovo progetto a cui ci tengo tanto. Una piccola anticipazione? No, è una storia d'amore. Vediamo. Allora, sei romantica. Sono romantica. Sì, voglio tornare a quello. Sei fidanzata, così bella? Parliamo d'altro. Guardi, questa bella cornice qua. Parliamo d'altro, basta. Sì. Ok. Grazie mille. Grazie. Martina Stella, tanto attesa da tutti. E fra l'altro questa sera sarà la madrina e con Piovani. Sono veramente molto felice, molto anche emozionata di essere qua stasera. Questo è un evento bellissimo, credo che sia, cioè eventi come questo sono proprio la linfa, sono proprio importanti per il nostro cinema italiano. E con Piovani questa musica è bella stasera? Ci sarà da emozionarsi sicuramente, io poi non sono mai stata in questo luogo magico, quindi con il grande maestro, il luogo fantastico, sicuramente mi emozionerò, ma sono già emozionata. Invece volevo dirti dove ti vedremo prossimamente con il tuo lavoro. Ho molti progetti, però ancora non posso proprio dire che cosa. Intanto stasera ritirerò questo premio per questo film che ho fatto, Natale a 5 Stelle. È una commedia dedicata a Carlo Vanzina, quindi è un'emozione ancora in più oggi ricordarlo ed essere qui. Per me è stato un grande maestro e anche un grande punto di riferimento.
grazie. Grazie ancora. Io prima di rivolgere il saluto a questa bellissima platea dovete consentirmi di fare un saluto e soprattutto un ricordo a una persona che da qualche giorno è andato via e ha dato lustro a questa terra ed è Andrea Camilleri. Il ricordo di Andrea Camilleri proprio perché grazie al maestro Andrea Camilleri anche questa terra ha avuto lustro e sicuramente lo avrà grazie al suo grande lavoro. E da qualche giorno ricopro questa importante carica di assessore regionale al turismo, cultura, spettacolo, sport, e il primo punto fondamentale è proprio quello di lanciare e dare a questa terra, a questa Sicilia che è un tesoro a cielo aperto, il palcoscenico che merita. Quindi ritengo che Andrea Camilleri vada ricordato così come tutti i grandi artisti, e grazie a voi per quello che avete fatto. Grazie all'assessore, spero che faremo tante iniziative insieme, assessore, che lei ci supporterà in questo premio che ogni anno cerchiamo di rendere sempre più grande. Grazie a te ovviamente, cara Tiziana, al mio amico che non so dov'è, a Michel Curatolo, che giornalmente ci sentiamo ed è sempre un motore di idee per questa terra, per la nostra Sicilia, che credo che sia veramente la cosa più importante. Quindi grazie a voi, oggi per me è anche un onore premiare Martina, quindi veramente grazie per avermi dato anche questo regalo, una delle mie prime uscite ufficiali, la seconda realmente, quindi per me è un grande onore. Grazie ancora, e ecco il National Award per Martina Stella. Life won't break me.
send blessings and love to my Miss Gina Lola Brigida. She's grazie, my other wife, the love of my life. Grazie, Ron. Non è possibile. Sì, è possibile. Ormai che importa? Sì. Posso, non posso più. Mario. Cosa che è un avvenimento veramente storico, una leggenda. Mia! Grazie, grazie. La vita ci dà sempre molte emozioni, ma questa sera veramente mi sorprendete, vi ringrazio di cuore. Un abbraccio a tutti voi. Grazie. Ma noi siccome abbiamo una sorpresa, perché allora 40 anni fa ti ha premiato il sindaco di Taormina di allora, che era il professor Eugenio Longo. Lui è qui questa sera a ripremiarti, perché lui era il sindaco durante i Davide Donatello in quel giorno, e quindi ha voluto, ci ha tenuto a essere qui stasera a ripremiarti. Ma vorrei chiamare anche il nostro prefetto, la donna di ferro, Maria Carmela Librizzi. Buonasera. Sono incontrati anni qua. 40 anni fa, dice il professor Lugo. Una notte venivano a prendere la foto con la sua firma e si beavano della sua bellezza. Grazie, grazie. Quindi, veramente un evento storico, perché professor Longo, grazie che lei ha accettato di essere qui e che ricorda con affetto quella sera di Davide Donatello che lei ha premiato Gina. Ringrazio anche la popolazione, anche allora Gina ebbe un grande applauso. Io ero seduto accanto e molti giovinotti venivano a prendersi il suo autografo, ma alcuni lo ripetevano, perché era una delizia vedere questa Gina. Grazie. Grazie a te. Grazie. Perfetto, grazie di essere qui al nostro fianco e grazie di essere qui stasera. Per me è un privilegio inaspettato premiare una donna straordinaria. Io, donna delle istituzioni, premio una donna che è un'istituzione, la storia del cinema, che ha coniugato bellezza a bravura e intelligenza, quindi non posso che essere orgogliosa. Allora facciamo entrare il National Award a Gina Lollobrigida, così lo consegnerete insieme, professor Longo con il prefetto. Grazie. Bello, bello. Salve di troppo. Beh, veramente sono sempre emozionata, ma questa sera un po' di più. Dopo 40 anni io mi emoziono, purtroppo. Io ho avuto la fortuna di conoscere l'altra Gina. Eri troppo bella.
grosse, ma giustamente Gina, come dice sempre, abbiamo festeggiato il suo compleanno 10 giorni fa, dice sempre, avevo troppi corteggiatori, ne avevo troppi. Sì, è difficile ricordarli tutti. Ma allora un augurio a Taormina che veramente ti aspettava da 40 anni, vedi il teatro come ti ha accolto. Un augurio perché noi ti vogliamo ancora, eh? Non è che questa è l'ultima volta, Gina, lo sai che siamo andati a Los Angeles 2 volte, quindi Taormina è vicina. Beh, insomma, la vita dà sempre delle sorprese, quindi alla prossima. Evviva Gina Lollobrigida! Sono sempre contento di venire, oggi facevamo il conto che erano 6 anni che non venivo, per un premio anche allora, non ricordo bene, e mi fa molto piacere di onorare, di essere onorato prima di tutto e di onorare poi il pubblico che mi premia in questo modo. Tutti chiedono che tu ritorni alle serie TV perché sono comunque tanti amanti che ti seguivano in sì. Tutte le fiction che facevi, tu l'hai lasciato per un periodo per il teatro, per il cinema. Sì. Però adesso c'è questa nuova coproduzione anche Medici in cui tu diciamo, hai un piccolo cameo e quindi puoi promettere al pubblico di Taormina che tornerai alle fiction, anche alle serie TV. Sì, sì, dopo un periodo in cui mi sono un po' disintossicato adesso probabilmente tornerò a fare qualcosa, sì sì, certamente. Perché certo il rapporto col pubblico nel teatro è un'altra cosa, è diverso. È un... C'è stato un momento in cui ho dovuto fare qualcosa per il teatro perché è la ragione per cui ho deciso di fare questo mestiere. E siccome gli anni passano e determinati ruoli non ti aspettano, devi staccare e dedicarti a quello, se no non li fai più. E quindi, ma insomma, tornerò, spero, se mi vogliono, se si ricordano. Assolutamente, lo vogliamo, vero? Sì. Allora, il National Award lo consegno io, sì. Sono onorata di fare questa consegna al mio amico Daniele Pecci. Grazie. Per il teatro, per il Fumo Mattia Pascal, complimenti, tutto grazie quello che fai. Grazie, grazie a tutti. E questo ruolo della moglie di Giuseppe è stata bravissima, molto credibile. Grazie. Veramente sono rimasta incantata, ma come tantissime, diciamo, tantissimi del pubblico che me l'hanno detto, quindi ci tenevo ad averti qui a premiarti per primo perché sono sicura che riceverai tantissimi altri premi da questo ruolo che ti darà grazie. Tante soddisfazioni in Italia. Grazie, grazie, grazie. Quindi primo premio. Spero che ti porterà anche fortuna questo National Award. Grazie. Prego di entrare il premio, così consegniamo il National Award 2019 a Maria Fernanda Canto per la performance del Traditore. Grazie. Senza microfono. Italiana con Paola Cortellesi, regia di Riccardo Milani, Remo Girone. Grazie di essere qui con Vittoria Zini, la moglie di Remo, che grazie Vittoria sempre di accettare i miei inviti. Remo, noi siamo grandi amici da sempre, so che tu hai un bellissimo omaggio da farci. Sì. Il discorso finale che fa Charlie Chaplin nel Grande Dittatore. Mi dispiace, ma io non voglio essere imperatore. Non è il mio mestiere. Non voglio governare né conquistare nessuno. Vorrei invece aiutare tutti, se possibile.
ebrei e gentili, uomini neri e bianchi. Tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci sempre, dovremmo godere della felicità del prossimo, non odiarci e disprezzarsi l'un l'altro. In questo mondo c'è posto per tutti, la natura è ricca e sufficiente per tutti noi, la vita può essere felice e magnifica, ma noi l'abbiamo dimenticato. L'avidità ha avvelenato i nostri cuori, ha precipitato il mondo nell'odio, ci ha condotti a passo d'oca fra le cose più abbiette. Abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci siamo chiusi in noi stessi. Il progresso doveva portare abbondanza, non povertà. La scienza ci ha trasformato in cinici. La capacità di creare ci ha resi duri e cattivi. Pensiamo troppo e sentiamo poco. Più che tecnologia ci serve umanità, più che abilità ci serve bontà e gentilezza. Senza queste qualità la vita è violenza e tutto è perduto. L'aviazione e la radio hanno riavvicinato le genti. La natura stessa di queste invenzioni reclama la bontà nell'uomo, reclama la fratellanza universale, l'unione dell'umanità. Perfino ora la mia voce raggiunge milioni di persone nel mondo, milioni di uomini, donne e bambini disperati, vittime di un sistema che impone agli uomini di torturare e imprigionare gente innocente. A coloro che mi odono io dico: non disperate, l'avidità che ci comanda è solamente un male passeggero, l'amarezza di uomini che temono le vie del progresso umano. L'odio degli uomini scompare insieme ai dittatori e il potere che hanno tolto al popolo ritornerà al popolo. E qualsiasi mezzo usino, la libertà non può essere soppressa. Soldati, non cedete a quei bruti, uomini che vi disprezzano e vi sfruttano, che vi dicono come vivere, cosa fare, cosa dire, cosa pensare, che vi condizionano, vi trattano come bestie. Non vi consegnate a questa gente senza anima, a questi uomini macchina, con macchine al posto del cervello e del cuore. Voi non siete macchine, voi non siete bestie, siete uomini. Voi avete l'amore dell'umanità nel cuore. Voi non odiate, coloro che odiano sono quelli che non hanno l'amore altrui. Soldati, non difendete la schiavitù ma la libertà. Ricordate che nel Vangelo di San Luca è scritto: il regno di Dio è nel cuore dell'uomo, non di un solo uomo o di un gruppo di uomini, ma di tutti gli uomini. Voi il popolo avete la forza di creare le macchine, la forza di creare la felicità. Voi il popolo avete la forza di fare che la vita sia bella e libera, di fare di questa vita una splendida avventura. Quindi, in nome della democrazia, usiamo questa forza, uniamoci tutti, combattiamo per un mondo nuovo, che sia migliore, che dia a tutti gli uomini il lavoro, ai giovani un futuro, ai vecchi la sicurezza, promettendovi proprio queste cose. E i bruti sono andati al potere, ma mentivano, non hanno mantenuto quelle promesse e mai lo faranno. I dittatori forse sono liberi perché rendono schiavo il popolo. Allora combattiamo per mantenere quelle promesse, combattiamo per liberare il mondo, eliminando i confini e le barriere, eliminando l'avidità, l'odio e l'intolleranza. Combattiamo per un mondo ragionevole, un mondo in cui la scienza e il progresso diano a tutti gli uomini il benessere. Soldati, nel nome della democrazia, siate tutti uniti. Beh, io sono lì sotto, ecco. Vedo le persone qua sopra, mi emozionano e sto benissimo lì, salgo, non so perché, ma è un posto magico e ti emozioni. Ci sono le fuori. Tue immagini anche sul parto video. Da là, vengo qua, sì, Luca Marioni, quello spigoloso bastardo del maestro, mi chiamano bastardo proprio tutti quanti, anche i ragazzini. E no, niente, non lo so, c'è qualcosa di magico in continuazione, sono i 2000 anni di storia, oppure la mia storia. Nell'86 ero là sopra, proprio all'ultima scalinata, perché facevo servizio d'ordine, ero qua, ero al terzo reparto cellule, ho fatto 15 mesi come militare, mi spostarono qui a Messina per il maxi processo della mafia, e c'erano i nastri d'argento, c'era Pippo Baudo che presentava, e io da là sognavo, avevo 19 anni ed ero là sopra. Poi tornai qui nel 92 con Orazio Costa Giovangigli, dove facemmo il nostro saggio di fine anno accademico con l'Amleto. Poi nel 2003 arrivai qui con la Meglio Gioventù con Marco Tulli, giornale medievale, ero un mastro. L'anno scorso, insomma, questo luogo tutte le volte ci vengo con grande piacere e partecipazione, tutte le volte mi emoziona. C'è un qualcosa di magico che fin da quando avevo 18 anni
mi ha catalizzato e tutte le volte sembra una poesia. Sentire poi le note di Piovani, sentire questa diva che parla, Gina Lollobrigida, Christophe Lambert, quello che ha appena detto Remo Girone, è una serata abbastanza magica, mi ha colpito molto e sono qui con grande gioia. Grazie. Grazie ad Alessio Boni. Grandi orchestrali, vai maestro, dovrò prendere un po' di lezioni. E allora per premiare Alessio Boni vorrei invitare l'onorevole regionale Elvira Amata. Buonasera. Buonasera onorevole. Facciamo entrare il premio anche. Grazie, sono veramente felice di poter premiare un grande attore come Alessio Boni e ritengo anche che questo premio, il premio delle nazioni, sia un evento tipico che fa sì che la bellezza della nostra terra possa essere ammirata un po' da tutti. Cultura e bellezza sono il cuore pulsante del nostro territorio ed è per questo che ringrazio Tiziana, ringrazio il mio amico Michel Curadolo che in questo momento è dietro le quinte, ringrazio tutti coloro che danno la possibilità ad eventi come questi di poter essere realizzati e anche quelli che non sono visibili, cioè quelli tutti coloro che stanno dietro le quinte. E senza il loro lavoro magari tutto questo no. La Romania, ma lei si sente anche italiana. Grazie, buonasera a tutti. Sono molto felice di essere qui in questa cornice stupenda, in questa terra meravigliosa che è la Sicilia, quindi ti ringrazio molto per avermi invitata. No, grazie a te, so che tua mamma anche vive a Catania, quindi me ne approfitterò e avrò anche qualche giorno di vacanza dopo questo evento. Allora, io vorrei invitare Orazio Tomarchio, che è da sempre vicino ai nostri premi, al festival, fedele negli anni, con la truccheria Chéri, con il suo brand, e che rappresenta un po' anche la bellezza, perché investe in Sicilia tanto, perché a volte no, anche nel mondo di teoria della bellezza. Noi siamo quella parte, come diceva l'assessore poc'anzi, siamo il dietro le quinte dei festival, e siamo quella parte che fondamentalmente preserve. Noi rendiamo belli tutti voi, e lo facciamo veramente col cuore da anni, quindi soprattutto per il grazie, perché la prima persona che ha creduto in me qui a Taormina sei stata proprio tu. Ci siamo conosciuti diversi anni fa, mi hai scoperto e da lì poi una lunga carriera di celebrities che non è mai finita e che finalmente ancora continua e poi sfociate in un'amicizia, e quindi grazie intanto sempre a te Tiziana, e grazie a tutti, ma soprattutto grazie per avermi dato la possibilità di premiare soprattutto lei, Alexandra, che è veramente splendida. Grazie a tutti. Premio delle Nazioni ad Alexandra Dino. No, ovviamente. No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse un cane anche per lei, soltanto in duro, oppure in quattro anche scrivare con la famiglia, come antifurto, per esempio. Ma che antifurto? Mi faccia piacere. Questi signori qui stavano suonando loro, non si intromette. No, aspetti, mi porre lì, ce l'ha, alzi così, guardi, guardi, guardi. Lo vedi, Dito? Lo vedi che stuzzica? Che brematura anche. Beh, allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisci? Vice sindaco? Basta, così, mi seguono al commissariato. Per... Tognazzi, e abbiamo qui Gianmarco Tognazzi a ritirarlo. Bene, molto bene. Buonasera Taormina e grazie.
Grazie, grazie, è stato sempre più, io ho visto tantissime immagini su questo palco. Allora, intanto grazie da parte di tutta la famiglia, io sono qui in rappresentanza, grazie da Ricky, da Maria Sole, da Thomas e da Franca, perché ogni qualvolta c'è un riconoscimento, in questo caso un premio, ma anche un ricordo singolo di una persona che ti ferma per strada e ti dice e ti ricorda quanto la figura di Ugo abbia contribuito anche soltanto a fargli fare un sorriso, per noi è una grandissima gioia. E molti mi chiedono, non capiscono quanto per noi invece il ricordo, il mantenere vivo il ricordo, non del padre ma dell'artista e di quello che ha significato per tanti che poi lo consideravano un amico, perché la grande dote di nostro padre è stato quello di essere sempre una persona estremamente accessibile, non ha mai avuto filtri, e questo era un suo grande pregio. Quindi oggi ricevere io per la famiglia ma per Ugo un premio è motivo di grande riconoscimento per voi che avete pensato di tributargli questo premio. Penso che Taormina amasse moltissimo Ugo Tognazzi. E lui l'ha frequentato molto, lui fece un film che si chiamava Intrigo a Taormina. Io ho dei ricordi meravigliosi con lui qui, perché spesso venivo a accompagnarlo quando riceveva dei premi. E quindi in qualche modo ritrovarmi io a ricevere un premio per lui è un modo per farmi riavvicinare e ricordare dei momenti bellissimi insieme. No, ma assolutamente, io sono contenta infatti che tu sia venuto, ma io mi ricordo le scene bellissime di Ugo sul palco insieme a Gassman, insieme a Minino Manfredi, insieme ai grandi, sì. Monica Vitti, che erano proprio qui al Teatro Antico. Esattamente. A ritirare un premio, e che hanno fatto divertire tutti, perché con le loro battute, con i loro scherzi, quindi è un momento indimenticabile, sì, quella reunion di quei quattro mostri sacri. E quindi sì, io ce l'ho ben stampata in mente. Mi ricordo anche che papà aveva una giacca abbastanza imbarazzante di color giallino, veramente brutta, ma diciamo che non aveva un grande occhio per l'eleganza in quel periodo. Però tu porti avanti il suo nome. Sì, anche con un vino che voi fate, no? Che per... No, in realtà poi la io... cucina era una delle sue... La cucina è stato il suo... Lui diceva, sì, io sono un cuoco prestato al cinema. E io in qualche modo, io e non solo, io con un team di persone sono diventato un viticoltore prestato al cinema. E in qualche modo poi le passioni di famiglia si tramandano, ci ha tramandato quella per il cinema, ma inevitabilmente anche quella per la cucina e per la terra. Allora, io vorrei chiamare Nicola Sanfilippo per premiarti, il premio in onore a Ugo Tognazzi. Nicola Sanfilippo di Sicily Outlet Village, da anni è il nostro supporter per il premio. Nicola. Un premio alla memoria di un grandissimo italiano, di un grandissimo attore. Grazie, grazie. Grazie davvero, di cuore, da parte di tutti. E non posso che salutarvi con un bel Terapia Tapioca, come se fosse Antani con la supercazzola prematurata, con scappellamento al centro, facciamo così, se no qualcuno poi pensa male. Grazie. Senza microfono, non troppo avanti. La foto anche tu, Nicola, vicino. Perché l'ambiente va salvaguardato, tu lo fai tutte le settimane con la tua trasmissione, La Mela Verde. Sì, io ho questo privilegio di condurre un programma bellissimo che si chiama appunto Mela Verde, che mi fa stare in mezzo alla natura, che mi fa onorare la nostra terra e i suoi frutti. Insomma, tu poi sai che anche nella mia vita privata per me è molto importante di stare in armonia con la natura. Insomma, il mio pensiero green è molto forte, ma credo ancora di più nell'importanza di metterlo, questo pensiero, insomma, in azione. Perché se, giusto, dico giusto due parole, non voglio essere lunga, però se...
ricicliamo con attenzione, se rispettiamo un po' di più anche la biodiversità e se tuteliamo le risorse naturali, insomma tutti insieme possiamo fare tante cose, però insomma dobbiamo unirci perché insomma è molto importante. Grazie Ellen, e io infatti vorrei chiamare proprio il professor Vincenzo Pepe, presidente di Farambiente, e il senatore Raffaele Stancanelli, europarlamentare, che ti premieranno. Sì. Professor Vincenzo Pepe, che è in prima linea con Farambiente, che ci ha supportato in questi giorni. Grazie. Oltre al premio Thinking Green per Nation Award per Ellen Hidding, premio che consegnerà Vincenzo Pepe. Per fare sempre di più e sempre più green. Sì, sì, anche perché insomma, le nostre scelte, che siano consapevoli, che siano sostenibili, insomma, devono essere e ci devono essere, morale e sociale, giusto? Ma devo dire che l'educazione ambientale nelle scuole, con l'educazione civica, è una grande conquista di questo paese. E la biodiversità naturale deve essere sempre accompagnata alla bellezza delle tradizioni, della biodiversità culturale, come la bellezza di questo teatro. Lo dobbiamo difendere, valorizzare e promuovere. Grazie. Grazie. Il premio? Ma io volevo soltanto correggere la mia amica Urania Papateo, che ha detto che siamo la terza isola, siamo la prima, isola più bella al mondo. Siamo la prima isola, Urania, queste cose non si dicono. Siamo sul podio, primi o terzi siamo sul podio. Bene, bene, bene. Io grazie. Sono contento di essere qui in una serata che ormai è diventata tradizionale a Taormina, ma quest'anno è intitolata appunto all'ambiente, e quindi premiare lei è assolutamente necessario, importante, utile per dare alle nuove generazioni anche questa, come posso dire, questa mission. Dobbiamo credere nell'ambiente, che è il nostro mondo. Assolutamente. Grazie. Allora procediamo alla premiazione, fate la foto senza microfono, è in centro. Questo premio verrà fatto tutti gli anni, è un piccolo, so che non è abbastanza, bisogna fare più cose perché suo marito lo meritava tantissimo, lo merita, e quindi adesso a lei la parola, e noi speriamo con questo premio comunque di ricordarlo e di far sì che tutto quello che lui ha fatto venga sempre ricordato. Certo, certo, io vi ringrazio, è un onore ritirare questo premio dato a un uomo che sicuramente ha dedicato la sua vita al lavoro, la passione, la ricerca, ma soprattutto la divulgazione di quello che è il nostro patrimonio culturale, patrimonio che lui ha al meglio realizzato e focalizzato con la Soprintendenza del Mare, che è veramente un unicum al mondo, è una soprintendenza interdisciplinare che non esiste nel resto d'Europa e che veramente lui ha creato per poter ampliare e concedere a tutti la visita di questo patrimonio sommerso. Ha creato dei musei sott'acqua, è proprio qua a Capo Taormina, c'è questo meraviglioso relitto delle colonne romane, ma anche a Naxos ci sono dei musei sommersi, proprio diciamo la sua passione ha fatto sì che tutto questo venisse sotto gli occhi di tutti e soprattutto aprendolo a un pubblico diverso e soprattutto coinvolgendo gli operatori del territorio, quindi facendo sì che i diving diventassero i primi tutori di questo patrimonio, quindi controllandolo e rendendolo fruibile a tutti. Quindi grazie veramente, grazie. Per quello che volete riconoscere a Sebastiano, che è davvero un grande uomo e dobbiamo seguire il suo esempio. Questo è importantissimo. Assolutamente. Adesso intanto farò entrare il premio che consegniamo a lei, Valeria, e poi lei consegnerà la Soprintendenza del Mare, un premio realizzato al maestro Oro Formando Arcovito, che proprio ha cercato un po' di riprendere quello che è anche un po' l'ispirazione col mare, sì la Posidonia e tutto, sì questo mistero anche. Grazie.
Mi permetto di aggiungere una cosa. Io ho avuto il piacere di, non dico frequentare perché sono un parolone, di conoscere e avvicinare il professor Sebastiano Tusco. E ho proprio in mente, a parte la profonda cultura, che non ho sentito assolutamente, ma soprattutto l'ironia. Cioè, io ho trovato poche persone così ironiche e così intelligenti. Veramente una persona... Purtroppo si è perso un grande siciliano. Seguiremo il suo esempio, faremo in modo che le sue idee continuino ad andare avanti e sarà un grande successo per tutti noi. E lui ci guarderà con soddisfazione, sicuramente. Grazie, lei è una donna straordinaria, lo posso dire, forte, brava. Veramente, è stato un piacere conoscerla per me. Grazie. Adesso vorrei chiamare sul palco un regista internazionale, un regista che ha vinto anche un Oscar con un docufilm che anche è stato regista di famoso Hotel Rwanda, Terry George. Terry, welcome. Thank you, Terry, to be here. Thank you to accept our invitation. We are very, really proud to award you with a National Award. The most spectacular place I've ever received an award, the most beautiful audience, the best wine. I dedicate this to my partner Rina and my manager Avi. Thank you so much. Thank you. Sono felice di essere qui. Bellissimo posto, miglior vino. Dedico questo premio alla mia compagna, mia moglie Rina, e al mio manager Avi. E adesso io prego di entrare in National Award 2019 per Terry George, che lo consegna a Michel Curatolo. Terry, abbiamo una sorpresa, aspetta Terry, we have a surprise, stay here with us, perché abbiamo un attore che ha girato anche un film con te, Rocco Ancarola, che ha girato un film con te ultimamente. Rocco Ancarola is your friend that he is also is your one of your actors in your movie. E quindi Terry, we want to also, you know, that thank you Rocco to be here, and if you can award him, maybe it can be, you know, yes, può essere una buona fortuna per Rocco che Terry George lo premi e quindi che la sua carriera possa veramente continuare. Poi Rocco, tu parli italiano, quindi ecco perché sto parlando italiano. Questo te lo consegna Terry George, spagnolo. Ecco. This is the mayor of New York. Thank you Terry, thank you Rocco, thank you so much, thank you, grazie. Adesso abbiamo anche, siccome abbiamo detto la cucina è una parte importante, uno chef stellato siciliano, Ciccio Sultano, che è famosissimo. Agroalimentare, perché lui attraverso il suo lavoro sostiene, cerca di essere, no, a impatto zero, vero? Cioè, quanto è importante. Non è mai abbastanza, perché come si parlava di piccoli gesti, ma attraverso i piccoli gesti ci sono poi quelli grandi, e sono importanti anche, come diceva poco fa, gli esseri umani, no, cioè le persone, cioè quel rapporto come umano, sì, le persone, viva le persone. Le persone e l'ambiente, tutto quanto va salvaguardato, e io faccio sia l'uno che l'altro, iniziando dai più piccoli a chi posso aiutare. Chiamiamo anche Charlie Arturo Rola, che
anche lui per Thinking Green, perché è un wine test di fama mondiale, e riceveranno entrambi i premi Thinking Green. Prego di entrare i premi Thinking Green. Ecco i due premi per chi cerca attraverso il proprio lavoro di avere un impatto zero oppure comunque di inquinare meno. Ci siamo abbinati. Quindi grazie. Ci siamo abbinati. Vino e cibo. Vino e cibo. Posso dire che avete fatto bene, perché io sempre sigo il cibo siciliano, il cibo dello chef, che ancora non abbiamo provato, ma andiamo a Ragusa fra poco e speriamo di lavorare insieme una di queste sere. Perché posso dire una cosa, voi tutte le famiglie di Lerna che fate così il vino buonissimo, che abbiamo imparato benissimo che di più oggi il vino più biologico, organico, con questo si può dire il vulcano, che fa capire noi che voi qui in Sicilia avete una grande qualità, e se possiamo andare con il cibo dello chef, perché no, fra poco giriamo un bello film qui a Sicilia. Vero, allora, Michele? Ciccio, fate la foto, Charlie, Ciccio, fate la foto col premio Thinking Green. Grazie sempre per Thinking Green, perché comunque ci teniamo a sottolineare chi sono gli imprenditori che si occupano di ambiente. Vorrei invitare Luca Busi, CEO Sibe Coca-Cola, perché ha fatto sia il progetto delle auto elettriche, e quindi è importante, l'auto elettrica è il futuro. Grazie anche a te, prego Thinking Green, prego di entrare National World. Grazie anche agli imprenditori che investono iniziative così importanti come le macchine elettriche. Sì, auto elettriche, in tempi non sospetti, Tiziana, quindi grazie per questo bellissimo premio. Noi abbiamo investito nelle auto elettriche, nel nostro parco auto elettriche nel 1916, quindi qualche anno fa. 110 auto elettriche girano in Sicilia, brandizzate Coca-Cola. In più non ci siamo fermati lì, abbiamo anche installato 70 colonnine per guidare la Sicilia e tutti l'auto. I siciliani verso una mobilità sostenibile, quindi questo è stato veramente... Dovete fare più colonnine, che a volte, ecco, non sono sufficienti, quindi sì. Vi sprona a dire una promessa di fare più colonnine, perché sì, così possiamo portare i nostri auto elettriche. Al ministro delle infrastrutture per questo, ma noi non ci siamo fermati solo alle auto elettriche, noi siamo uno dei pochi impianti in Italia che acquistiamo da Enel solo energia da fonti rinnovabili. In più inaugureremo a settembre il nostro impianto di trigenerazione, che con questo riusciremo a immettere meno di CO2, 1000 tonnellate di CO2 in meno sulla Sicilia, quindi siamo estremamente... Vabbè, noi ti teniamo sotto controllo, quest'anno si è meritato questo premio, vediamo cosa succede quest'anno prossimo. Più avanti, adesso la foto grazie, col premio grazie, National World Thinking Green, senza microfono. Ma adesso abbiamo un omaggio bellissimo alla Luna, perché abbiamo anche un anniversario stasera che non potevamo far finta di niente, quindi il maestro Capizzi, prego orchestra, Fly to the Moon. Let me to the moon, let me place among the stars. Let me see what's beyond like our two eternal bones. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me see forevermore. You are all I'm going for, but I worship and adore. In other words, it's been true.
song. Let me see forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. World, please be true. Guardate qui, grazie. Perfetto. Grazie, grazie a tutti. E un po' ci divertiamo, continueremo a divertirci. Ciao Pagnino. No. Ci siamo tutti. Serve Daniele, Alessio. Arriva. Un attimo solo che aspettiamo Venturelli. Daniele, fate passare Daniele. Prendete la sedia e fate passare Daniele. Dov'è? Fate passare Daniele. Il coltello, ragazzi. Il coltello della fondazione. Okay. Se prende la mano le taglia